Ecco, abbiamo veramente un premiato d'eccezione, magnifico, esemplare di Pastore Valimano. Per l'unico congresso della pastoria del nuovo organico Pastore Valimano abruzzese, in base a una attività di allevamento, diventa così un osservatorio della biodiversità, come attinge per la conservazione della razza in funzione della sua variabilità. Premia l'assessore Paola Curaro. La CE dell'Alessandria è rappresentata e premiata attraverso l'attività di Dario Capogrosso, il pastore transumante. Dario Capogrosso è un fiore all'occhiello della CE di Alessandria, è un importante allevatore sia in termini numerici ma soprattutto per la qualità, le qualità che ha nelle conoscenze dell'allevamento dei cani. Lui si occupa di due o tre razze, ma soprattutto per le razze da pastorizia e da difesa delle mandrie, dai lupi e dai selvatici, oltre che al governo. Alleva anche cani per la compagnia ed è molto molto bravo. Lui parte molto dallo studio ad esempio del lupo, ma credo che sia molto più bravo a spiegare quello che fa lui. Cani da lavoro esportati in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, ma Dario Capogrosso conquista il Campidoglio per Bandiera Verde 2016, quindi un ulteriore premio a conferma della tua validità, Dario. Sì, fa anche rima, ma sì, ringrazio tutti, ringrazio Gia, ringrazio te Jenny per questo enorme aiuto, quindi il supporto, sono molto contento, siamo qui a Roma in Piazza del Campidoglio, non mi pare vero, sono veramente molto contento per la luce insomma, che il mondo cinofilo riesce ad avere e ad attrarre in ambito agricolo, quindi in ambito CIA, penso sia molto importante perché per il futuro il cane acquisterà sicuramente sempre maggior peso, sempre maggior enfasi per quello che è il mondo agricolo, di cui il mondo agricolo non può fare a meno del cane, quindi questo è fondamentale, questo è un dato di fatto e diventa sempre più ovvio e scontato, quindi grazie mille per tutto. E abbiamo visto durante la tua premiazione tantissimi supporter a tuo favore. Sì, sono tantissimi amici, sono accorsi da Roma e dall'Italia, quindi grazie al Circolo del Pastore Marmano Abruzzese di essere venuto ad assistere alla mia premiazione, grazie a tantissimi altri amici della CIA, ringrazio i miei genitori, ringrazio mia sorella che è a casa con i miei figli, è veramente un grandissimo grazie, ci tengo a dirlo, e grazie effettivamente anche a lei, il mio estrallevatore, devo veramente ringraziare mia sorella Roberta che mi disse una volta: fai quello che sai veramente fare, e io ci sono riuscito, quindi grazie. Anche l'ENCI all'assegnazione del premio Bandiera Verde Agricoltura della CIA 2016, questa testimonianza del fatto che il cane da pastore, da guardiania, guadagna sempre più peso, importanza anche in agricoltura. Sì, come dicevo poc'anzi, noi siamo veramente entusiasti dell'attenzione che la CIA ha voluto mostrare verso quello che è il nostro allevamento, un allevamento di animali d'affezione. Oggi sì, abbiamo particolare attenzione su quella che è il cane da guardiania. Con l'immissione nei progetti LIFE del lupo c'è sempre più richiesta di cani selezionati, di cani che riescano a lavorare bene per la difesa del gregge, e credo che i nostri allevatori stiano facendo veramente un ottimo lavoro. Grazie Presidente dell'ENCI, ringrazio tantissimo che ha voluto valorizzare questa mia attività, ringrazio tantissime persone. Vorrei semplicemente dire una parola, se mi è concesso in questo momento, vorrei dedicare questo premio ad una persona che conosco da poco, che però si chiama Silvia Bruno, che